Gloria a Dio, alleluia, che il Signore vi benedica ancora questa mattina. Il Signore ha messo nel mio cuore un pensiero essenziale, fondamentale per la vita e la fede di ogni cristiano, di ogni credente, di ogni persona che vuole seguire Cristo, il Signore della gloria. E il titolo di questa riflessione è Riaffermando la Deità di Cristo. Questa mattina vogliamo riaffermare, alleluia, proclamare la Deità di Cristo, perché Cristo è Dio. Questo è il fondamento della nostra fede. Se Cristo non fosse Dio, non potrebbe salvarci. Se Cristo non fosse il vero Dio, noi non potremmo seguire Lui. Fratelli, sorelle, noi non possiamo seguire un uomo o un personaggio storico. Noi seguiamo Dio, il Dio vivente e vero, che si è rivelato nella persona di Gesù Cristo. Alleluia. Oggi molti stanno negando questa verità. Tutte le false dottrine del mondo, tutte le false religioni del mondo negano questa verità biblica che Gesù Cristo è Dio manifestato in carne. Dio manifestato nella carne, cioè Dio si è fatto uomo nella persona di Cristo Gesù. Infatti il profeta Isaia profetizzò riguardo a questo centinaia di anni prima della venuta di Cristo e disse: sarà chiamato Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Tutte le false religioni, le filosofie, le dottrine di questo mondo negano la divinità di Gesù Cristo. In un modo o nell'altro rinnegano la verità gloriosa, questa meravigliosa, grandiosa verità, che Gesù è Dio. Amen. Tutte le religioni terrene rinnegano la deità di Gesù Cristo. Ma questa mattina noi vogliamo riaffermare, alleluia, la verità che Cristo è il vero Dio che è venuto in mezzo a noi per portare vita, per portare salvezza, per portare la speranza nel cuore degli uomini. Alleluia. Vogliamo leggere la parola nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, questa mattina con l'aiuto del Signore. Amen. Il titolo è La parola fatta carne. Questo è il capitolo essenziale per questo glorioso tema, argomento della deità di Cristo. Alleluia. Vogliamo leggere nel nome di Gesù. Dice: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, cioè la parola, il verbo di Dio, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Gloria a Dio. Come vi dicevo, cari del Signore, tutte le menzogne del mondo negano la deità di Gesù Cristo. Per esempio, il cattolicesimo nega la deità e la divinità di Cristo. Forse non la negano apertamente,
Forse con la bocca loro a volte possono professare che Gesù è Dio. Possono dirlo con la loro bocca, ma poi con i loro fatti e con le loro dottrine contorte, umane e addirittura demoniache, loro rinnegano la deità di Cristo. Per esempio, quando nel cattolicesimo dicono che Maria è la madre di Dio, stanno rinnegando la deità di Gesù Cristo. E così in tanti altri punti loro rinnegano la deità di Cristo con delle eresie diaboliche che noi vogliamo smascherare e distruggere nel potente nome di Gesù. Alleluia. Per esempio, quando loro si affidano ad altri, diciamo così, mediatori, loro stanno rinnegando la deità di Gesù Cristo. Perché se si affidano ad altri mediatori, è come se loro dicessero, non lo dicono apertamente, ma il loro modo di fare, questa dottrina contorta, dice questo, cioè che Gesù non basta, abbiamo bisogno di altri mediatori, di altri salvatori. Si aggrappano ai loro santi, ai loro vitelli d'oro e rinnegano la deità di Gesù Cristo. Fratelli, se Gesù Cristo è Dio, Lui è pienamente sufficiente. Alleluia. Se Gesù Cristo è Dio, in Lui abbiamo tutto. Se Gesù Cristo è il vero Dio, in Lui abbiamo la salvezza completa, la piena certezza della salvezza. Non abbiamo bisogno di altre cose, di altri mediatori, di altri aiuti. Non abbiamo bisogno di altre aggiunte. Cristo è l'Alfa e l'Omega. Alleluia. Egli è il primo e l'ultimo. Egli è il principio e la fine, colui che riempie ogni cosa con la sua pienezza. Alleluia. E dalla sua pienezza tutti noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Le religioni del mondo rinnegano questa verità. Per esempio l'Islam con le sue dottrine menzogniere e fasulle e che vengono da Satana, anche l'Islam rinnega la deità e la divinità di Gesù Cristo. Loro non accettano, loro vanno contro la verità che Gesù Cristo è divino, che Gesù Cristo è venuto dal cielo, che nella sua forma umana Lui è il Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore. Loro rinnegano questo, rinnegano apertamente la sua deità, rinnegano apertamente la sua morte espiatoria sulla croce per l'umanità. Perciò l'Islam è una dottrina diabolica, mossa dallo spirito dell'anticristo, che va contro la verità e la deità di Cristo. Fratelli, Cristo è Dio, amen, che è sceso in mezzo a noi per salvare gli uomini. Noi non potevamo conoscere Dio, fratelli, sorelle, noi che eravamo miseri peccatori, così imperfetti, miserabili. Noi che eravamo nel buio, eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, eravamo separati da Dio, nella durezza del nostro cuore, ottenebrati, come dice in Efesini, capitolo 4, eravamo ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'indurimento dei nostri cuori. Noi che eravamo schiavi delle tenebre, del peccato, figli di ira, con la nostra mente umana non avremmo mai potuto capire
e conoscere Dio. Noi non potevamo intendere questo grande mistero, il mistero della Deità. Noi non potevamo capire, non potevamo afferrare la grandezza di Dio, noi non potevamo comprendere o conoscere la sua natura. Non potevamo capire il suo linguaggio, perché lui è santo, lui è altissimo, alleluia, lui è al di sopra di ogni cosa, lui è, gloria a Dio, alleluia, santo. Noi non potevamo raggiungerlo con la nostra mente ottenebrata. Noi non potevamo capire la grandezza del Dio della gloria. Allora, cosa è successo, cari? Dio è sceso verso di noi. Lui ci è venuto incontro e lui si è manifestato nella persona di Gesù Cristo. Lui si è fatto uomo. Alleluia. Dio si è manifestato come uomo. Dio è venuto come uomo in questa terra, nella persona di Gesù Cristo. Alleluia. Nel principio era la parola. La parola era presso Dio e la parola era Dio. Noi sappiamo che la parola è Gesù Cristo. E qui dice che la parola era presso Dio. E qui parla della parola, del verbo di Dio, che è eterno. La parola è eterna, è sempre stata presso Dio. La parola è sempre stata con Dio. La parola era dentro il cuore di Dio, la mente di Dio. E ti voglio dire, la parola è l'espressione dei pensieri. Quello che c'è dentro, io lo esterno con la parola. E Gesù Cristo è la parola di Dio. Gesù Cristo è il Verbo di Dio che era nel seno del Padre fin dall'eternità. E questa parola era presso Dio e dice, e la parola era Dio. Cari, questo è un mistero che la mente umana non può comprendere. La Bibbia chiama questa verità il mistero della pietà, il mistero della Deità. Che l'uomo carnale, l'uomo naturale non può afferrare. È una verità che si può afferrare e intendere per mezzo dello Spirito Santo. La parola era presso Dio e la parola era Dio. Fratelli, la parola è Dio e la parola è Cristo e Cristo è Dio. Alleluia. Nel verso 2 dice, egli, cioè la parola, era nel principio con Dio. Verso 3 dice, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. Tutte le cose sono state fatte per mezzo del verbo, della parola. E la parola è Dio perché Dio parlava. Ed è lì che si manifestava la sua parola, che ha creato ogni cosa, ha creato l'universo. Alleluia. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. E quella parola è Cristo, che procede dal cuore di Dio, che procede dalla mente di Dio. Per questo che l'apostolo Paolo, carissimi, alleluia, diceva ai Corinzi che noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Cristo è la sapienza di Dio. Cristo è la sapienza. E la sapienza è, gloria a Dio, l'intelligenza più elevata che ci possa essere. E la sapienza di Dio, fin dall'eternità, era nel cuore, nella mente, nel seno del Padre. Nelle parti più profonde di Dio, la sapienza, gloria a Dio, alleluia, procede
dalle parti più profonde di Dio. E Cristo è la sapienza. Cristo è la potenza di Dio. Cristo è la parola di Dio. E questa parola era presso Dio e la parola era Dio. Alleluia. Perché vi posso dare un esempio. La sapienza di un uomo fa parte di quell'uomo. È una sola cosa con quell'uomo. Se un uomo ha sapienza, quella sapienza fa parte di lui. Quella sapienza non è staccata da lui, non è fuori, non è all'esterno. La sapienza è all'interno dell'uomo. La sapienza è nell'interno dell'uomo. Fa parte di lui. Così la sapienza di Dio era all'interno di Dio e faceva parte di Dio. Alleluia. E quella sapienza, gloria a Dio, è stata manifestata. Quella sapienza è stata rivelata. Quella sapienza, diciamo così, è stata esternata e si è personificata nella persona di Gesù Cristo. Per questo che nel verso 4 dice: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Nella parola, nel verbo di Dio, cioè in Gesù Cristo, era la vita e la vita era la luce degli uomini. Gesù Cristo è la vita. Gesù Cristo è la luce che procede da Dio. Alleluia. Gesù Cristo è la luce di Dio che si è manifestata in mezzo a noi. Gloria al Signore. Nel versetto 18, sempre di Giovanni, capitolo 1, dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Qui c'è una grande verità. Nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito figlio, cioè il verbo di Dio, la sapienza di Dio, che era nel seno del Padre. Il seno è la parte più profonda, l'interno. Il seno è la parte più interna di una persona. Il seno, le profondità. E così l'unigenito figlio è nel seno del Padre. La parola era nel seno del Padre. La sapienza era nel seno del Padre. E poi questa parola si è fatta carne, è venuta come uomo. La sapienza di Dio è venuta come uomo. Alleluia. Il verbo di Dio è venuto come uomo. Il verbo, la parola, si è fatta carne. Oh, quale grande verità, fratelli. Alleluia. Per questo che in Colossesi dice che lui, cioè Gesù Cristo, è l'immagine del Dio invisibile. È l'immagine del Dio invisibile. Cioè, in altre parole, il Dio invisibile si è fatto visibile nella persona di Gesù Cristo. Il Dio della gloria, che è spirito, si è fatto carne nella persona di Gesù Cristo. Lui che è invisibile si è fatto vedere attraverso, alleluia, la persona di Gesù Cristo. Lui che non potevamo conoscere si è fatto conoscere a noi tramite la persona di Gesù Cristo.
Gesù Cristo è la sapienza di Dio che si è incarnata, si è personificata. Per questo che Gesù Cristo diceva, alleluia, ai suoi discepoli qualcosa di molto grande, fratello. Gesù diceva in Giovanni 14, amen, versetto 7, Giovanni 14, versetto 7, dice, alleluia, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Alleluia, qui ci rivela una grande verità, fratelli. Gesù disse, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete, l'avete visto. Filippo, che ragionava con la sua mente carnale, domandò, Signore, mostraci il Padre e ci basta, cioè mostraci Dio, il Padre è Dio. E Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Come dire, Filippo, da tanto tempo che io sono con voi, cioè il Padre è con voi. Il Padre è qui in mezzo a voi e voi non mi avete ancora conosciuto. Non mi avete ancora riconosciuto, Filippo. Da tanto tempo che sono qui in mezzo a voi, il Padre è qui in mezzo a voi. Il Padre si è manifestato in mezzo a voi e voi non mi avete ancora conosciuto. Cari, Gesù Cristo è, alleluia, Dio che si è manifestato in mezzo a noi per far conoscere il Padre. Gesù Cristo è la manifestazione del Padre, è la perfetta rivelazione del Padre. Egli è la sapienza, alleluia. Egli è la potenza di Dio, egli è la luce, egli è la vita, egli è la verità, egli è la parola fatta carne, egli è Dio manifestato in mezzo a noi. Gesù Cristo è Dio con noi, alleluia. Da tanto tempo io sono con voi, tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. E Gesù dice, chi vede me, chi mi conosce, chi conosce la mia natura, chi conosce la mia persona, la mia identità, chi conosce le mie qualità, chi conosce il mio carattere, chi mi conosce sta conoscendo il Padre. Noi in Cristo possiamo vedere il Padre, possiamo vedere il vero Dio, alleluia, all'opera, possiamo conoscere il vero Dio. Gloria a Gesù Cristo. In Cristo abbiamo la conoscenza di Dio. Alleluia. Tutte le false religioni negano questo, come la religione dei testimoni di Geova. Loro negano la deità di Gesù Cristo. Negano che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è un solo Dio. Noi vogliamo riaffermare questo, che il Padre è Dio, che il Figlio è Dio e che lo Spirito Santo è Dio. Alleluia, è un solo Dio. Gloria a Gesù Cristo, che si è fatto conoscere, alleluia, attraverso queste tre persone divine. Amen. Attraverso queste tre manifestazioni divine. Il Padre è Dio.
che per farsi conoscere è venuto in Cristo. E lo Spirito Santo è Dio, che è stato, alleluia, manifestato, riversato dentro di noi. Perché tramite lo Spirito Santo Dio vive nei nostri cuori. Tramite lo Spirito Santo Gesù Cristo vive nei nostri cuori. E lo Spirito Santo è Dio. Amen. Lo Spirito Santo è parte della Deità. Lo Spirito Santo è Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Noi dobbiamo stare saldi in questa verità, fratelli, che il Signore ci aiuti a capirlo, ad afferrare sempre di più questa verità. Tutte le false dottrine lo negano, come la torre di guardia, la dottrina dei testimoni di Geova. Loro negano la deità di Cristo e negano la deità dello Spirito Santo. Loro dicono che Gesù Cristo sia soltanto un inviato. Addirittura loro dicono che Gesù sia l'arcangelo Michele. Quale grande eresia, fratelli. Loro non capiscono che Gesù Cristo è Dio, che è sceso in mezzo a noi. Dio si è fatto carne. Alleluia. Il Dio che noi non potevamo conoscere, si è fatto conoscere tramite la persona di Gesù Cristo. L'Islam dice che Gesù è solo un profeta, un maestro. Le religioni del mondo dicono questo, che Gesù è solo un uomo, un maestro, un profeta. Ma loro sono ciechi. Satana ha posto un velo nei loro occhi. Ma grazie a Dio che Gesù Cristo si è rivelato a noi, fratelli. Lui è uno con il Padre. Il Padre è uno con il Figlio. Guardate cosa dice Giovanni 14, versetto 10. Gesù dice: non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? In Colossesi 2, versetto 9 dice: poiché in Lui, cioè in Gesù Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. In Cristo abita, cioè dimora, risiede corporalmente tutta la pienezza della Deità. In Gesù Cristo si trova tutta la pienezza della Deità. Oh, alleluia! In Cristo possiamo trovare, vedere tutta la pienezza della Deità, tutta la pienezza della Deità, perché il Padre è in Lui. Qui Gesù dice: io sono nel Padre, io vivo nel Padre, io mi trovo nel Padre, io dimoro nel Padre, io sono uno col Padre e il Padre è in me. Amen. Io sono, qui il Signore usa il verbo essere. Amen. Gesù Cristo è, cioè vive. Gesù Cristo è nel Padre. Gesù Cristo è uno con il Padre. E il Padre è in Lui. Il Padre è nel Figlio. E qui ci parla di un'unità perfetta. Il Figlio è nel Padre e il Padre è nel Figlio. Qui parla di una unità
di una unità perfetta fra il Padre e il Figlio, che sono un unico e vero Dio. Io sono nel Padre. Oh, che il Signore ci aiuti a capire questa verità. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Alleluia. Vi posso dare un esempio fisico per capire meglio questo. Il mio cuore è in me, è in me. Il mio cuore è in me. Il mio cuore, come organo fisico, non è fuori di me. Se no io non potrei vivere. Il mio cuore non è che sta fuori. Il mio cuore non è all'esterno di me. Il mio cuore è in me. È dentro di me, è parte di me. Gloria a Dio. Così il Figlio è nel Padre. Il Figlio, cioè Gesù, il Verbo, la parola, la sapienza, la luce, alleluia, la potenza di Dio, gloria a Gesù, la verità è nel Padre, Gesù è nel Padre e il Padre stesso è in Lui. Questo, fratelli, è un mistero per la mente umana, ma tramite lo Spirito Santo, tramite la fede, lo possiamo comprendere. Il Figlio è nel Padre e il Padre è nel Figlio. E c'è un'unità perfetta, un'armonia perfetta. I due sono uno, come il mio cuore, fratelli, è uno con me. Io non posso vivere senza il mio cuore. Il mio cuore è parte di me. Il mio cuore è dentro di me. Il mio cuore sta, alleluia, nel centro del mio essere e mi dà vita. Il cuore fa parte di me, del mio corpo. Così il Figlio è nel Padre, è la sapienza del Padre, è la parola del Padre. In Ebrei capitolo 1 dice che è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza. Cristo è lo splendore della sua gloria. Cristo è lo splendore della gloria di Dio. Colui che dall'eternità, da sempre, dall'eternità è nel seno del Padre. Il Figlio è nel Padre e il Padre è nel Figlio. Gloria a Dio. E sono uno, gloria a Dio, nello Spirito Santo, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è un solo vero Dio. Alleluia. Non credi che io sono nel Padre e che il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me, vedete? Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Il Padre dimora nel Figlio. Colossesi 2, versetto 9. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Fratelli, stiamo saldi in questa parola, in questa verità. Riaffermiamo con certezza questa verità, che il Figlio è nel Padre e il Padre è nel Figlio. Alleluia! Il Padre dimora nel Figlio. E chi vede il Figlio vede il Padre. Chi conosce il Figlio conosce il Padre. Il Figlio è la rivelazione del Padre. Gloria a Dio. Io sono nel Padre e il Padre è in me, dice il Signore. Versetto 11. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Fratelli, se una persona non crede nella deità di Cristo, la sua fede non è una fede genuina.
non è una fede che produce salvezza. Se uno non crede che Cristo è Dio, se uno non crede che Dio si è manifestato appieno nel Figlio, cioè in Cristo, la sua fede non è una fede pura, non è una vera fede. La vera fede ci porta a credere che Gesù Cristo è Dio, alleluia, è uno con il Padre. Gloria al Signore, che Dio ci aiuta a comprendere questa grande verità. Alleluia. Gesù Cristo è Emanuele, che tradotto vuol dire Dio è con noi. Amen. Che il Signore ci continui a benedire e a far capire questa grande ed eterna verità. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. E amen. Che Dio vi benedica, fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia, Signore.